Buonasera a tutti. Io comincio con un dato banale. Chiedo a ciascuno di voi di trovarmi un altro partito che in Italia è in grado di organizzare una cosa come questa e di fermarci un attimo su questo dato. Non per autocelebrazione, ma perché penso che delle volte, oltre che a ripeterci quello che non va, ho ascoltato tante cose che ha detto Andrea, molte non le condivido, va bene, diciamoci anche quello che non facciamo bene, però fermiamoci un attimo prima. Siamo un grande partito che è in grado di costruire una conferenza programmatica. Guardandoci intorno siamo l'unico partito in Italia che è in grado di fare questa cosa. E perché apro così? Perché oggi l'alternativa, quando andremo alle prossime elezioni, non è tra noi e un centrosinistra diverso, non è tra noi e un altro tipo di sinistra, è tra noi e due versioni della destra, che non sono neanche troppo diverse, lo leggiamo ogni volta che leggiamo le loro agenzie, i loro comunicati, che si somigliano sempre di più perché sempre di più parlano a quella pancia arrabbiata del paese, non propongono soluzioni ma sollevano problemi in modo da creare più caos possibile, da sfruttare il rumore. Due versioni della destra da una parte e dall'altra parte la nostra idea di centrosinistra. Guardate, io faccio parte di una generazione che la gara a chi è più di sinistra l'ha pagata. E l'ha pagata cara, perché noi abbiamo pagato questa gara con più di 10 anni di governi di centrodestra e quei governi ci hanno distrutto le speranze, il futuro, le prospettive, la stabilità. Se la mia generazione è precaria non è per il Jobs Act, basta di dire questa stupidaggine. La mia generazione è precaria perché in Italia ha governato per troppo tempo la destra e ha governato per troppo tempo la destra non solo perché ha saputo raccogliere il consenso, ma perché noi ci siamo concentrati a dividerci su chi di noi era più di sinistra, mentre ci perdevamo per strada una generazione intera, mentre ci perdevamo per strada i problemi delle persone. Non facciamo oggi questo errore, perché io non voglio spiegare ai trentenni di domani che quel giorno lì ci siamo concentrati a dividerci e non ci siamo chiesti invece che cos'è che poteva unirci. E allora ripartiamo dal programma. Mettiamo da parte le incompatibilità sulle persone, perché la storia non sarà indulgente verso le nostre incompatibilità personali, ce le farà pagare tutte. Mettiamole da parte, ripartiamo dalla ragione per cui siamo qua, scrivere un programma di centrosinistra per il Paese, scriverlo a partire dalle idee che ci accomunano, dall'attenzione verso gli ultimi, l'ha detto benissimo Maurizio in apertura, l'uguaglianza, il lavoro, i giovani, la cultura, la scuola, l'università. Tutte quelle cose che in questi anni abbiamo cominciato a fare, che bisogna continuare a fare, che bisogna rafforzare. Ripartiamo da qui. Io da qualche tempo ho l'onore e l'onere di seguire il Dipartimento Cultura del Partito Democratico. E dico l'onore e l'onere perché è una cosa enorme, perché quando siamo arrivati noi la cultura era stata relegata a spesa improduttiva, era tra le voci di bilancio che dovevano essere sì messe lì giusto perché non si può far fallire proprio tutto il sistema della cultura italiana, ma come si ripete spesso anche nei nostri convegni e in modo polemico c'era un ministro dell'economia che diceva che con la cultura non si mangia e quindi giustamente doveva essere voce di spesa improduttiva. Siamo arrivati noi, abbiamo ribaltato questa prospettiva, abbiamo rimesso la cultura dove deve stare, cioè al centro della vita dei cittadini, e lo abbiamo fatto con azioni semplici. Chiedete quante famiglie italiane oggi vanno la domenica nei musei. Abbiamo fatto una cosa banale, semplice: riportare le famiglie italiane la domenica al museo della loro città, a quello che hanno vicino, a quello della città vicino, della città d'arte. Abbiamo riportato le famiglie al cinema, rendendo quel cinema più accessibile anche per chi ha difficoltà economiche. Abbiamo riportato i musei italiani ad essere eccellenze, e da qui parlerà anche qualcuno che un'eccellenza l'ha saputa ricostruire grazie a un lavoro enorme sulla Reggia di Caserta e che ovviamente io ringrazio insieme a tutti gli altri dei direttori dei musei che stanno facendo questo lavoro enorme in giro per l'Italia. Abbiamo rimesso la cultura vicino alla vita dei cittadini e l'abbiamo fatta con un'altra operazione che anche al nostro interno è stata un po' criticata, che si chiama 18 app, il bonus cultura per i diciottenni. Ne abbiamo discusso noi, abbiamo discusso
discusso se fosse opportuno o meno. Io credo che se non ci piace il nome, dobbiamo almeno tenerci il senso. L'idea di dire ai ragazzi di 18 anni che nel divenire cittadini a pieno titolo, quindi nell'acquisire la possibilità di votare, scegliere i loro rappresentanti, lo Stato fa su di loro un investimento il migliore possibile, gli dice: questi sono soldi che spendi in cultura, che spendi per formarti, per essere non solo cittadino ma cittadino consapevole. E sapete dove stanno andando quei soldi, diversamente da quello che ci raccontano? Vanno in libri. Chiedete ai librai indipendenti se vogliono o no che manteniamo il bonus 18, chiedeteglielo, perché molte di quelle librerie stanno in piedi perché quel bonus sta funzionando, perché quei ragazzi stanno andando a comprarsi i libri. Ci sono ragazzi di 18 anni su cui noi abbiamo fatto un investimento che oggi, grazie a questa operazione, comprano libri. E noi di questo, da sinistra, dobbiamo essere orgogliosi, orgogliosissimi. E il fatto che in questa legge di bilancio si voglia rinnovare questa misura, noi dovremmo andarlo a raccontare dappertutto. Dovremmo andare dappertutto a dire che questa deve diventare una misura strutturale, per cui chiunque compie 18 anni ha insieme il diritto di voto e un investimento. Formati, cresci, perché la responsabilità che stai acquisendo è enorme e devi esserne all'altezza. Scegli tu come, scegli tu cosa leggere, scegli tu cosa ascoltare, cosa vedere, ma sappi che essere cittadino comporta anche questo. E questo è un investimento gigantesco che abbiamo fatto e che dobbiamo rinnovare e che fa parte del nostro pacchetto cultura. Però sulla cultura bisogna continuare ad investire, sulla cultura come luogo, sulla cultura come comunità e anche sulla cultura come identità. Perché guardate, identità non è una parolaccia. Noi abbiamo perso di vista l'idea che identità coincida con le nostre comunità, che identità coincida con i luoghi che conosciamo, con le persone che ci circondano, con ciò che c'è familiare. Da sinistra abbiamo pensato che parlare di identità fosse indulgere ai temi della destra, troppe volte. E invece parlare di identità è parlare di cultura e parlarlo a partire dai nostri luoghi, dalla cultura condivisa, non da quella elitaria, non da quella lontana. Quindi l'investimento che noi abbiamo fatto, qualcuno l'ha citato prima, spendendo un euro in sicurezza e un euro in cultura, è esattamente un investimento che va in questo senso. E nel programma del Partito Democratico questo deve trovare spazio ampio. Per ogni euro che noi spendiamo per difenderci dal pericolo che può arrivare, dobbiamo spendere un euro per rafforzare quello che siamo orgogliosamente, la nostra identità. E la sinistra deve pronunciare con orgoglio la parola identità. Anche perché, dimenticandosi quella parola, si è dimenticata anche tanta gente che ci guarda con sospetto, che pensa che non la capiamo più, che siamo lontani dalle loro esigenze. L'abbiamo detto commentando quello che Marco Minniti ha fatto al Ministero degli Interni: ci siamo arrivati tardi forse a fare alcune cose che i nostri elettori, i nostri cittadini ci chiedevano. Ecco, siamo ancora lì alla necessità di rispondere alle domande di qualcuno che per troppo tempo non abbiamo ascoltato. Essere di sinistra e ascoltare gli ultimi, no? Su questo almeno possiamo essere d'accordo. E allora chiudo così. Oggi gli ultimi sono tanti, sono in diverse categorie, le classi sono più difficili da identificare, ma se c'è una forma di ultimi che mi salta agli occhi più delle altre è sicuramente quella che riguarda la mia generazione. Oggi gli ultimi sono i giovani. E allora parliamo di pensioni, va bene. E allora parliamo di pensioni minime, va bene. Parliamo di tutto questo, ma non dimentichiamoci che ogni volta che noi abbiamo spostato anche solo il peso fiscale sulla generazione più anziana, questo peso alla fine l'hanno pagato i giovani. E allora essere di sinistra e ricordarci non solo delle pensioni di chi oggi non ce la fa, giusto, sacrosanto, ma anche di chi domani quella pensione non ce l'avrà. Essere di sinistra oggi non solo pensare al lavoro di chi sta uscendo, di chi fa difficoltà perché ha pagato la crisi, perché è stato espulso dal mercato del lavoro, ma anche di chi ci deve entrare. Ecco, ricordiamoci che essere di sinistra oggi è recuperare un dialogo con i giovani, che è la cosa più complicata per noi, perché se i giovani non ci votano è perché non siamo andati abbastanza a cercarli. È colpa nostra, non colpa loro. Torniamo a parlare il loro linguaggio. È lì che il Partito Democratico e il centrosinistra devono saper guardare. Grazie e buon lavoro. Grazie Anna.